Entrambe le tifoserie tengono in maniera particolare a questo match, gara da giocare col cuore e con la testa. Atmosfera che si sta scaldando all'interno dell'Allianz Stadium, c'è voglia di grande calcio qui a Torino. Con me c'è Lele Adani, pronto per il commento tecnico. Scende in campo lo spettacolo della Serie A Team. Si affrontano Juventus e Parma. Non vedo l'ora che inizi, speriamo di assistere a un match divertente, ricco di gol. Gli ingredienti ci sono davvero tutti. Guadagna metri. Se ne va di forza. Recupera la palla grazie a questo intervento da sottolineare l'eccellente lavoro in copertura. Ancora in possesso in attesa di compagni. Juve che manda in campo questa formazione. Manuel Locatelli insieme a McKennie a centrocampo. In avanti si affida la Vlahovic come unica punta di ruolo. Riconquista un pallone importante. Diamo un'occhiata alle scelte del Parma per questo match. Scelgono di schierarsi in campo con una variante forse più offensiva del classico 4-5-1 e tra l'altro anche il modulo degli avversari. La chiave tattica del match sembrerebbe risiedere a centrocampo, Pier. Entrambi i tecnici hanno scelto di robustire la mediana e lì la funzione è di spezzare la manovra avversaria e far arrivare Dusan Vlahovic. 1-0, gara che cambia subito spartito. Questo è il replay dell'azione di prima. Ha eluso il pressing avversario trovando il gol con grande caparbietà e determinazione. Con questa rete fanno felice il proprio mister, che non ha smesso di incitarli da bordo campo. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Esteves. L'arbitro lascia la norma del vantaggio. Non è riuscito a tenere in campo il pallone, merito anche del pressing avversario. L'arbitro ha atteso che il gioco si fermasse ed ecco adesso il cartellino giallo. Nicolò Fagioli. Recupero per il Parma. Esteves provano a salire. Netta la posizione di offside. Wilson McKennie. Fagioli controlla il possesso del pallone, la mette in area verso i compagni, palla dentro, è arrivato il raddoppio. Rivediamo il replay del gol. Ha sfruttato alla perfezione il passaggio all'indietro del compagno. Non ha davvero lasciato scampo al portiere con questa botta dalla media distanza. Un
match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Esteves si affacciano nella tre quarti. Palla buttata via. Pier Calulu. Nicolò Fagioli. Dusan Vlahović. Palla gol questa. Cambiare il portiere, palla ancora buona. Nulla da fare. Esteves. Grande recupero difensivo, situazione complicata. Manuel Locatelli. Ci avviciniamo alla fine di questi primi 45 con la Juve comodamente avanti, un dominio quasi assoluto fin qui. È evidente che questa sia la loro partita. La formazione avversaria sta faticando parecchio, non riesce a tenere le marcature. Sembrerebbero avere la strada spianata verso la vittoria. Occhio però a non rilassarsi e a non staccare la spina prima del tempo, perché un gol riaprirebbe tutto. Grande occasione, ha angolato un po' troppo, palla che non è finita distante dallo specchio. Sessanta secondi da recuperare. Buona l'idea qui. E c'è il gol del meno uno, possono ancora crederci. Hanno verticalizzato alla perfezione in occasione del gol, tagliando in due la difesa con questo lancio filtrante. Una conclusione potente che si è infilata alle spalle del portiere, non poteva fare molto da quella distanza. Fischia l'arbitro, manda le squadre negli spogliatoi e finisce il primo tempo qui all'Allianz. Era fra i più attesi Vlahović e direi che fin qui sta facendo bene. Buono il primo tempo del serbo classe 2000. Un buon primo tempo. C'è il primo pallone della ripresa per il Parma. Occhio all'avanzata. Dusan Vlahović. Palla recuperata nei 16 metri, grande azione difensiva. Mann. Entra sulla palla, esaurisce l'azione avversaria. Weston McKennie. Tackle preciso, attacco che si interrompe. Prosegue nella sua corsa. Che occasione, grande intervento del portiere. Sostituzione per il Parma dunque. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo, palla in rete, colpo di testa vincente, super acrobazia questa.
La regia ci ripropone l'azione del gol, partito tutto da questo calcio d'angolo. Colpo di testa che ha infilato il portiere imparabilmente. Ennesimo gol. Allenatore che sembra molto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Deve sfruttare questa occasione. Nessun problema qui. Tiro debole. L'ha bloccato senza problemi. Era difficile pensare di fargli gol qui. Porta palla, vediamo cosa fa. Hanno il pallone buono per dimezzare lo svantaggio. E va dentro. La regia ci ripropone l'azione del gol. Possiamo apprezzare meglio la verticalizzazione che ha liberato il tiro al compagno. È arrivato come un treno sul pallone e non ho avuto problemi a metterla dentro. Due, partita molto spettacolare. Nicolò Fagioli. Intervento da cartellino questo, vediamo. Entrata punita con il cartellino giallo. Provvedimento giusto a termini di regolamento, anche se non c'era cattiveria. Vedi, voleva prendere la palla. Palla per McKennie. Grande possibilità. Efficace l'intervento del portiere. Dopo la respinta, stavolta blocca il pallone. Errore bianconero qui nel possesso. Entrata perfetta, riconquista il pallone. Fagioli. McKennie. Locatelli. Ottima posizione qui. Tentativo respinto, ma non allontana. Palla per McKennie. Attenzione al pallone per Vlahovic. Bravo il portiere, aspetta il pericolo. Ancora 600 secondi alla fine. Sono gli ultimi istanti di gara, cercano il gol del pari. Buono il recupero del pallone. Manuel Locatelli. Nicolò Fagioli. McKennie. Prova a far passare i minuti finali con il mantenimento del possesso palla. Vedremo se reggeranno fino alla fine. La traiettoria verso il centro. E il pallone entra, adesso raddoppia il vantaggio. Calibrato il millimetro come evidenziato da questo replay, bisognava solo spingerla dentro. Il portiere non ha davvero potuto nulla su questa girata di testa. Risultato adesso sul 4-2.
può andare. Cyprien. Pierre Kalulu. McKennie. Quarto uomo, esibisce il tabellone, 2 minuti di recupero. Locatelli. Il retropassaggio. Aspetta bene questo tentativo il portiere. Finisce qui, finisce con la vittoria della Juve, fanno festa i bianconeri. Hanno disputato una buonissima gara, punteggio che riflette la differenza di valori in campo. Si è vista una squadra ampiamente superiore per qualità e quantità. Buona, e va sottolineata certamente la prestazione quest'oggi di Dusan Vlahovic. È stato autore di una prestazione sicuramente positiva. Il gol è la ciliegina sulla torta di una prova che premia il lavoro suo, ma anche della squadra.